Delle statistiche ufficiali del Paese e nel contesto di quelle demografiche. Eh, ringrazio in primo luogo tutti gli ospiti, i nostri relatori. Veramente una platea illustre, se mi posso permettere, e mi sento veramente onorato diciamo, di ricoprire questo immodesto ruolo di coordinatore. Anche perché chi mi conosce bene sa che io non so tanto moderatore nella vita, insomma, sono un po' più di carattere, un po' più viscerale. Eh, detto questo, eh, vorrei precisare che. Mh, questa è la conferenza, come sapete, sulla statistica ufficiale al tempo dell'intelligenza artificiale. Qui oggi di intelligenza artificiale non ne parleremo molto, per cui se avete questa aspettativa purtroppo resterà diciamo, vana. Ma chiaramente ci aspettiamo anche noi come eh, produttori di statistiche demografiche e di censimento di potercene prima o poi avvalere. Ciò non significa però che in realtà la sessione sia estremamente interessante. Eh, vorrei ricordare, come sapete, che insomma. Il censimento permanente della popolazione è arrivato, ha già portato a casa cinque edizioni consecutive, eh, dal 18 al 22, la sesta è in corso di validazione e la settima, stiamo già predisponendo l'operazione di campo per i prossimi mesi. Questo per dire che il censimento permanente è arrivato, possiamo dirlo, a un livello avanzato, a un livello maturo. Certamente qualcosa ancora manca e dovremo, dovremo senz'altro migliorare ma possiamo senz'altro parlare di fase matura da questo punto di vista e questo ci permette finalmente di poterci dedicare, oltre che alla produzione continua, a ciclo continuo di statistiche, anche a analisi un po' più interessanti dal punto di vista tematico. Quindi non solo l'Istat restituisce, diciamo, su base continua e formazione all'utenza ma inizia anche a poter sperimentare alcune proprie analisi e ma non solo l'ISTAT e oggi ne abbiamo qui una prova anche enti di ricerca accademia realtà locali di uffici di statistica finalmente hanno questa possibilità. E oggi avremo diversi interventi, da questo punto di vista avremo due interventi su, in particolare che hanno un focus sulla popolazione straniera emigrata, avremo un intervento sulle condizioni di spopolamento in particolar modo delle aree interne, avremo un intervento a livello micro locale, a livello di sezione di censimento sui livelli di istruzione della popolazione. A tutto questo discorso che oggi possiamo finalmente portare avanti mancava fino adesso un tassello importante. Cioè mancava quel tassello che permettesse all'Istat di restituire le informazioni raccolte attraverso il censimento e attraverso il sistema delle statistiche demografiche ai produttori di quelle informazioni, ovvero i comuni. Ed è quanto diciamo, che invece prevede finalmente il decreto legge del 29 gennaio 2024 che rega appunto disposizioni in materia di revisione dell'anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale che insomma non solo riconosce importanti un eh, significativo ruolo all'istituto ma adesso su questo non mi dilungo anche perché di tutto questo poi ce ne parlerà in coda Saverio Ganzelloni. Io ora direi, ringraziando ancora una volta, non voglio perdere prendermi spazio ulteriore, direi di poter cominciare la sessione iniziando, se non ricordo male, da Gerardo, Gerardo Gallo, che è responsabile, vi ricordo, del servizio di censimento della popolazione dell'ISTAT, che ci presenta una relazione appunto sul censimento della popolazione, risultati e nuove sfide. Prego Gerardo. Eh, grazie Marco per l'introduzione e grazie anche per eh, aver presentato insomma il censimento permanente come eh, diciamo una parte importante della statistica ufficiale. Personalmente come eh, dirigente del, di questo, del censimento permanente non sono particolarmente soddisfatto, ma credo che non lo sia nessuno anche rispetto agli utenti finali, per quanto siamo riusciti a produrre. Però la mole di lavoro a proposito di intelligenza artificiale che abbiamo messo in campo come servizio è stata enorme. E quindi effettivamente lo sforzo profuso eh, avrebbe bisogno, dovrebbe essere più accompagnato diciamo, da sistemi di automazione, da competenze diverse anche nei processi di validazione oltre che nelle acquisizioni, forse, Silvano, forse per gli archivi. No? Mi, lo chiedo, questa è una domanda diciamo, che, che potremmo fare alla fine. Comunque. Io vi parlerò di appunto quelli che sono i nuovi prodotti censuari per la diffusione che sono eh, in corso, eh, che abbiamo fatto nel 2024 e che eh, ci accingiamo a rilasciare. Come stanno cambiando le indagini del censimento permanente? Non per il 2024, ma stiamo puntando a dei cambiamenti significativi per migliorare la qualità eh, dei processi censuari nel 2025 e quindi. Quali sono le nuove sfide? Stiamo per rilasciare, eh, questione diciamo di settimane, la condizione professionale per classi età e cittadinanza al 31-12-2022. Il dettaglio è quello comunale. Eh, stiamo rilasciando, sempre in riferimento alla popolazione del 21, questa volta, la eh, popolazione eh, sulle, eh, con alcune variabili importanti. Eh, sulle nuove basi territoriali del 21. Eh, quindi l'Istat è riuscita a definire le nuove basi territoriali, quindi le nuove sezioni di censimento del 21 e eh, eh, che si accompagneranno nel mese di luglio usciranno eh, le informazioni, eh, oltre all'ammontare della popolazione, anche delle principali caratteristiche demografiche e sociali, quindi il grado di istruzione, eh, la condizione professionale. Eh, sono stati ehm, avviati anche i lavori per la, sulla matrice del pendolarismo, che è un altro output eh, importantissimo che ci chiedono tutti. E speriamo entro la fine dell'anno di rilasciare la matrice origine e destinazione a livello comunale degli spostamenti per motivi di studio e di lavoro e a livello provinciale una serie di altre informazioni che eh, riguardano oh, la stima e quindi, come prodotto, come output, eh, i mezzi di trasporto utilizzati, l'orario di uscita e il tempo impiegato per raggiungere il luogo di studio e di lavoro. Eh, a, di, a livello comunale rilasceremo anche un set di dati sempre sul 2021 che riguarderanno l'attività economica, la tipologia familiare che ancora non siamo riusciti a diffondere ma la stiamo validando e solo mh, diciamo, ci sono degli aspetti tecnici rispetto alla diffusione per rilasciarla entro l'anno e alcune caratteristiche sulle abitazioni occupate eh, che abbiamo. Tutte informazioni che abbiamo già reso disponibili per Eurostat a fine marzo 2024. Quindi considerate che il servizio eh, Censimento ha lavorato come primo obiettivo nell'arco di quest'anno, quello di rilasciare eh, i 119 eh, ip incroci eh, per Eurostat e, e non è stata diciamo, un'impresa di poco conto per quanto ci riguarda. Eh, rispetto alla diffusione nazionale del censimento permanente, noi stiamo valutando anche la possibilità di rilasciare ulteriori dati eh, direttamente dalle indagini campionarie eh, che abbiamo mh, finora realizzato, come se fosse una grossa indagine no, simile a quella eh, dei sociali, delle multiscopo ad esempio. Inoltre vogliamo produrre le frequenze e eh, le stime per quanto riguarda alcune... Uh, alcune variabili che eh, finora non sono stati oggetto di diffusione, invece lo erano nel corso dei censimenti passati, come per esempio la frequenza della scuola materna Asilo Nido, l'iscrizione a un corso regolare di studio di formazione professionale che richiede appunto um, l'elaborazione di stime ad hoc, non essendo una variabile. Di diffusione di Eurostat, noi comunque dobbiamo produrla perché è di interesse nazionale. Lo stesso vale anche per alcune caratteristiche delle abitazioni e in più siamo stati impegnati e lo saremo ancora dall'autunno per la produzione di 25. Indicatori, mi pare fossero 25 per la commissione parlamentare sul degrado delle periferie nelle 14 città capoluogo delle aree metropolitane e sono o, o stato oggetto eh, di diffusione. Rispetto alle indagini del censimento permanente ci stiamo lavorando eh, intensamente anche con la direzione di raccolta dati e con la direzione eh, informatica perché stiamo cambiando sostanzialmente l'indagine reale l'indagine da lista quella che riguarda le 950.000 famiglie in oltre 2.300 comuni quelle a regime ogni anno e da lì noi produciamo tutta, tutte le variabili socio-economiche che riguardano la popolazione eh, residente, però a partire dal 25 vogliamo realizzare con frequenza eh, triennale stiamo oh, progettando insieme ad altre direzioni dell'Istituto, un'indagine audit per misurare la qualità del conteggio di popolazione. Il conteggio di popolazione che, come sapete, avviene eh, totalmente con i dati eh, amministrativi e eh, quindi dal punto di vista del conteggio eh, il nostro è un full register based per quanto riguarda la popolazione censita. Lo deriviamo attraverso i segnali di vita, ehm, il conteggio di popolazione eh, in maniera deterministica ehm, e quindi vogliamo misurarne però la qualità attraverso delle indagini dedicate. Finora non abbiamo avuto gli strumenti adeguati per realizzare questo e quindi prevediamo un ogni tre anni un'indagine reale alla cieca che dovrebbe coinvolgere ehm, circa mh, 500 comuni eh, e 200.000 individui e eh, anche un'indagine eh, da lista L2, estratta da uh, un uh, registro allargato che contempla sempre i segnali di vita ehm, che eh, noi utilizziamo per il conteggio, ma non solo. Eh, e da qui vogliamo eh, selezionare gli individui anche con le coppie di indirizzi a esso associato, quindi in maniera tale che eh, faremmo una postalizzazione, quindi un invio del questionario eh, per una parte del campione a tanti indirizzi quanti sono quelli che un individuo ha. Eh, e che noi abbiamo nei nostri archivi. In questo modo abbiamo l'opportunità di misurare, per esempio, eh, alcuni aspetti del conteggio di popolazione ottenuto con i dati amministrativi e quindi produrre anche una misura dell'errore combinando l'indagine reale e l'indagine eh, da lista. Eh, quindi, gli obiettivi sono quelli di stimare anche eh, la componente di sovracopertura in di, e di sottocopertura in termini di profili per sesso, età, cittadinanza del eh, conteggio di popolazione. Eh, quindi le nuove sfide, questa è una sicuramente delle sfide che eh, ci vedrà protagonisti nei pro, ne, ne, da qui al prossimo anno, eh, ma abbiamo come obiettivo sempre attraverso l'attività dei comuni eh, e Mimmo Danneo qui a fianco nel testimone diretto vogliamo migliorare anche mh, quella componente sul campo della rete di rilevazione perché proprio analizzando i profili e di popolazione di sovra e sotto copertura, in particolare della sovra copertura eh, del conteggio di popolazione ottenuto con i segnali di vita, emergono delle aree diciamo, di concentrazione nei grandi comuni, soprattutto dove ci siamo accorti che i rilevatori faticano ad entrarci. Sostanzialmente eh, non ci vanno perché sono come dire, o eh, sezioni particolarmente critiche in quartieri periferici eh, dei grandi comuni oppure eh, degli altri quartieri come per esempio Lolgiata a Roma dove sostanzialmente c'è la barra di ingresso davanti a, 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 alla zona ed è delimitata eh, talmente delimitata che il rilevatore non riesce a varcare e quindi a accedere per recuperare le mancate risposte in queste enclave diciamo, della città che sono particolarmente come dire, eh, chiuse, no? riservate, sono una sorta di area protetta. Quindi la sfida è anche quella di migliorare la rete di rilevazione attraverso l'attività insieme ai comuni per riuscire ad aprire una breccia anche eh, in queste aree difficili. E l'invio diciamo, dei questionari attraverso le credenziali di accesso eh, per la compilazione online in, per questi profili di popolazione va proprio in questa direzione cercare di migliorare ehm, laddove non arriva il rilevatore anche attraverso il processo di autocompilazione rispetto al discorso quindi dell'intelligenza artificiale però chiudo eh, non ho mh, scritto nulla a riguardo però l'Istat proprio ai censimenti in particolare attraverso l'integrazione degli archivi e, e attraverso quello che è un processo complesso anche per quanto riguarda le stime, i processi di validazione, sicuramente delle competenze adeguate in termini di intelligenza artificiale sono necessarie per poter da qui ai prossimi anni migliorare anche la qualità della produzione censuaria. Vi ringrazio. Bene, grazie Gerardo, eh, soprattutto diciamo, anche per essere stato mh, abbondantemente nei tempi. E adesso passiamo alla, al secondo intervento, proprio eh, presenta Francesca Ligari, che per chi non la conoscesse, ma credo qui la conosciamo un po' tutti, è una ricercatrice di lungo corso Istat, grande nostra esperta di processi migratori, ma non solo questo. Oggi infatti ci parla della demografia delle aree interne, dinamiche recenti ed evoluzione futura. Prego. Sì, grazie. Mi sentite? Sì. Allora, grazie a tutti. Salve, sono Francesca Ligeri, come ho presentato eh, Marco. Io vi parlerò della demografia delle, delle renterne in termini di dinamiche recenti, quindi quello che è successo nel corso degli ultimi vent'anni, e eh, daremo anche uno sguardo sul, diciamo, sull'evoluzione futura eh, facendo riferimento alle, alle previsioni. Ehm, parleremo quindi di quella che è la strategia nazionale delle aree interne in termini di visibilità, la classificazione, la nuova, la nuova mappatura, l'impatto che ha sul, sul territorio e in particolare di quella che è la questione demografica delle, delle aree interne, eh, quindi la questione demografica che riguarda tutta, eh, chiaramente tutto il territorio italiano ma in particolare riguarda appunto queste, queste aree interne e daremo anche un, appunto uno sguardo allo scenario, allo scenario futuro. le, slide le vedete, sì. Allora, ehm, quando parliamo di aree interne credo che tutti più o meno sanno di, cioè, sappiamo di che cosa stiamo, stiamo parlando. Sono appunto delle, delle aree localizzate dalla, dalla, individuate dalla strategia nazionale per le aree interne che ehm, diciamo, adottano, hanno adottato una classificazione per alcuni comuni del, del territorio italiano sulla base della distanza di queste città dai, dai, dai servizi essenziali i servizi essenziali espressi in termini di istruzione di salute e, e di mobilità, quindi alla distanza di queste di, di, diciamo, delle, dai centri. E, mh, le aree interne eh, riguardano quindi diciamo, si estendono su tutto il territorio, eh, occupano mh, diciamo, eh, mh, rappresentano circa il 22,7% della popolazione residente in Italia, quindi sta, risiede nelle aree interne, occupano eh, il 60% della, della superficie totale del, del territorio eh, eh, e riguardano, diciamo, coinvolgono circa la metà. Dei comuni, dei comuni italiani. Le caratteristiche di queste aree, appunto, considerando che si tratta di centri distanti dal, diciamo, dai servizi essenziali, sono eh, appunto la fragilità, la, la, la carenza, l'abbandono, ma soprattutto quando parliamo di fragilità intendiamo la fragilità dal punto di vista demografico che si esprime molto bene, come eh, spero di riuscire a farvi vedere, in termini di invecchiamento, spopolamento e eh, denatalità della, della popolazione. Allora, partiamo dall'evoluzione dall della popolazione residente negli ultimi, ultimi vent'anni. Vediamo molto brevemente che diciamo, il primo decennio degli anni 2000 è caratterizzato da una crescita di popolazione che ha raggiunto il massimo nel, 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 2000, nel 2014, dopodiché c'è stato un declino inesorabile eh, per tutta la popolazione italiana, però come possiamo vedere dalla, dalla, dalla rappresentazione grafica eh, eh, diciamo, il, il declino è stato più veloce e più intenso. Per quanto riguarda le aree interne che hanno subito una variazione di popolazione eh, del, del 5% in negativo rispetto ai centri che intorno all'1,4% scusate ma io non vedo però eh, lo vedete voi ecco. Ok, gra grazie. posso? Eh, questa diciamo, è la, la, la rappresentazione cartografica che mette in evidenza tutti i comuni che hanno diciamo, subito uno, uno spopolamento della, della popolazione. In particolare, le aree in rosso eh, sono i comuni che hanno diciamo, dei comuni, i comuni in declino. Possiamo vedere che riguardano tutto il territorio, ma in particolare la zona appenninica, eh, il sud e soprattutto le isole. Allora, in questa rappresentazione grafica vi vorrei, in questa tabella tabella che sta a sinistra, ehm, vi, vi mostro che esiste un forte gradiente territoriale, o, al di là della, della classificazione tra aree interne e centri, esiste anche un, diciamo, un gradiente eh, territoriale. I comuni in declino nelle, in Italia, mi devo mettere gli occhiali, scusate. Allora, sono circa il 42%, eh, che invece ehm, diciamo, assumono dei valori molto, molto differenti a seconda se le aree interne si trovano nel mezzogiorno oppure nel, si trovano appunto nel, nel centro nord. Allora, sempre molto, molto velocemente, sono, questa è la rappresentazione della dinamica naturale dal 2002 al, 2000, al 2023. Anche in questo caso abbiamo delle dinamiche che rispecchiano ampiamente quello che accade per tutto il territorio, però come vediamo sia per quanto riguarda la natalità che la mortalità, eh, i fenomeni sono più esacerbati per le aree interne rispetto ai centri. Eh, Scusate, ecco, allora, però entrando, diciamo, nel, nel vivo della, della, de, di quella che è alla fine la, il problema fondamentale di uno dei problemi fondamentali dell'erea delle interna, che è proprio quello del diciamo fragilità demografica dovuta anche al, all'abbandono, quindi al, alle partenze di questi territori verso altri territori, che possono essere, interne, eh, che possono essere cioè, altri centri oppure ancora all'estero, in questa rappresentazione grafica, appunto a sinistra, vedete la dinamica migratoria, i saldi migratori delle interna interne, ehm, a destra quelle, quelle decentri e in particolare per quanto riguarda le aree interne possiamo vedere che eh, le, 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 diciamo, il saldo migratorio, i tassi migratori dovuti al movimento con l'estero sono tutti positivi grazie all'attrattività minima esercitata eh, dall'immigrazione diciamo, dall straniera, mentre i saldi eh, che sono diciamo, quelli negativi, i saldi interni eh, sono tutti negativi. L'immigrazione straniera non riesce a compensare la perdita di popolazione da queste aree interne, ehm, non riesce a compensare, per cui diciamo, si verifica appunto, una, una perdita di popolazione, cosa che invece non succede nei centri come, come vediamo nel grafico a destra. Se eh, consideriamo le eh, dinamiche interne, quindi se consideriamo eh, la, la mobilità interna al, um, all'Italia, ehm, esistono delle traiettorie particolari, cioè esistono traiettorie che dalle interne va verso i centri. Negli ultimi vent'anni si contano circa 3 milioni e di, mezzo diciamo, di, di, di persone che si sono spostate dal, dalle aree interne verso, verso i centri e 3 milioni e eh, eh, 300 che invece sono, si trovano nella traiettoria opposta. Se consideriamo in particolare le traiettorie col gradiente territoriale, quindi dalle aree interne verso i centri il nord, il del nord, centro e mezzogiorno, Possiamo vedere che la maggior parte dei movimenti al, che vanno diciamo, di queste traiettorie um, dalle aree interne verso i centri si spostano all'interno della stessa ripartizione. È molto invece significativo il, il, la quota di spostamenti eh, che invece dalle aree interne del, del mezzogiorno vanno verso i centri del, del centro nord, che è intorno al 16,9 mi pare, perché non lo vedo. Okay. Allora, per quanto riguarda eh, sempre in, in ottica quindi, i movimenti, eh, gli abbandoni diciamo, di, questi, di questi luoghi che non riguardano solo altri, diciamo, altri centri o comunque altre aree interne all'interno del territorio ma riguardano anche ehm, le emigrazioni, in particolare il, le emigrazioni dei cittadini italiani perché come abbiamo detto prima l'immigrazione non riesce a compensare eh, diciamo, questo fenomeno eh, dell'emigrazione delle verso l'estero quindi mh, non, non, non si compensano i tassi di dei cittadini italiani dal 2022 al 2023 hanno subito un andamento positivo, riguardano soprattutto sia per le lenterne che per i centri, riguardano la, la, una quota di giovani e eh, di, di giovani adulti quindi di 25-39 anni con delle diciamo, graduatorie delle, delle principali mete di destinazione leggermente differenti per quanto riguarda le lenterne più eh, diciamo, si dirigono Principalmente in Germania e Svizzera, mentre per quanto riguarda i centri si dirigono principalmente nel Regno Unito e in Germania. Comunque diciamo, gli andamenti sono simili e sono abbastanza allineati con, con i tassi di, di, di espatrio dei cittadini italiani. Quando però parliamo di ehm, espatrio, è, è diciamo. È molto importante fare riferimento a una parte mh, diciamo, significativa di queste, di queste migrazioni che riguardano il capitale umano, ovvero il, diciamo, la, la quota di giovani di 25-39 anni che è dotata, di, diciamo, che è in possesso di un titolo di studio, ehm, di un titolo di studio diciamo, elevato, quindi al, che abbia almeno, almeno la laurea. In questa rappresentazione grafica vi, vi faccio vedere l'andamento diciamo, di questi flussi in uscita dai centri, eh, scusate, dall'area interna verso i centri e verso, e verso l'estero. E nel grafico invece che sta a destra c'è il flusso nella direzione opposta. Come vedete le due dinamiche sono, sono, diciamo, sono opposte. Eh, la dinamica dei rientri dai, dai centri e dall'estero non compensa la, la, le dinamiche invece in uscita. Quindi questo significa che eh, in tutto il periodo insomma, che, che abbiamo considerato, in, in questi ultimi vent'anni, abbiamo, abbiamo delle perdite consistenti di, di capitale umano che vanno a impoverire dei territori che già sono... Diciamo, Mh, svantaggiati e deprivati. Ehm, passiamo a un altro argomento: diciamo, un altro indice di fragilità del, del, di, queste, di queste aree, che in realtà non, non, so, non è di queste aree, ma che riguarda tutto il territorio. Però, come abbiamo detto, eh, di più ancora di più, le aree interne. Quindi l'invecchiamento della popolazione che risulta più rapido eh, nelle, nelle aree interne rispetto, rispetto ai centri. Vediamo invece eh, diamo uno sguardo al futuro, eh, quindi mh, come base abbiamo la popolazione, la, la popolazione al primo gennaio del, del 2023, sono gli ultimi dati che usciranno in questo mese e possiamo vedere molto, molto brevemente che, ehm, che praticamente ehm, sulla base di, di, diciamo, di queste previsioni gli scenari, eh, gli scenari futuri mantengono, diciamo, mh, fanno, mostrano un quadro tutto sommato stabile sia in, in quanto in termini di, di natalità e anche in termini di tassi migratori. Ma quello che è importante quando diciamo, mh, mh, prendiamo in considerazione le, eh, mh, le, le previsioni della popolazione è cercare di eh, vedere che cosa succede in termini di variazione di popolazione e anche in termini di numero di comuni che sono in, in declino. Allora, i numeri, diciamo, le previsioni ci danno un quadro abbastanza chiaro eh, di, di una popolazione che continua ad essere in declino. Eh, in particolare, tra vent'anni eh, la, la variazione di popolazione in Italia sarà eh, negativa per il, per il 3%, con delle differenze diciamo, eh, significative tra le aree interne e i centri, eh, raggiunge, raggiunge infatti una variazione del 5% per le per aree interne e del 2% per, per i centri, ma Andiamo a vedere il numero di comuni eh, che sono in declino ehm, tra vent'anni, vediamo che il 75% di comuni diciamo, italiani subirà un, una variazione negativa e questa proporzione sale al all'82% per quanto riguarda diciamo, il totale delle, delle aree interne. Se le stesse eh, considerazioni le decliniamo dal punto di vista del, mh, delle so solo riferite alle renterne e, e mh, in particolare facendo riferimento al gradiente territoriale, quindi al mezzogiorno e al centro nord. Vediamo che la popolazione diminuisce molto di più chiaramente nelle aree interne del, del mezzogiorno eh, rispetto alle aree interne del, del centro e che le percentuali diciamo, di comune, eh, dei, dei comuni in declino diciamo, raggiungono una soglia eh, direi quasi allarmante, raggiungono il 93% per le aree interne del mezzogiorno e arrivano al 94% per quanto riguarda i comuni eh, ultraperiferici. Eh sono arrivata grazie allora, se, allora concluden concludendo ehm, si può dire appunto che questa strategia SNAI si pone come obiettivo quello di individuare le aree interne quello di poter, eh, diciamo, ehm, di poter eh, individuare anche delle politiche che permettono di valorizzare delle, le, le, il potenziale eh, che può essere espresso da, da alcuni di questi eh, di questi territori e l'obiettivo è quello di fermare la, recess la recessione o quantomeno di invertire il, il trend demografico. Le tendenze demografiche, come abbiamo detto, sono, sono ben delineate, insomma, sono, sono nette anche per, per quanto riguarda il, il futuro. Diciamo, guardando queste, queste, queste slide, queste, questi numeri, ehm, possiamo diciamo, avere una sensazione di scoraggiamento: in realtà, eh, il, il destino non è, non è diciamo, ineluttabile, ci sono dei, dei margini di manovra che sono pochi, però eh, devono essere eh, presi in considerazione. Infatti, l'unico problema, a mio avviso, è che, eh, ecco, se il problema continua a essere ignorato che può creare eh, come sappiamo dei, 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 pro, dei rischi per la sostenibilità sociale del, del paese la rappresentazione diciamo così, le analisi che, che abbiamo visto possono oltre a dare una, diciamo una lettura insolita del, di quelle che sono le dinamiche demografiche eh, attraverso una classificazione de, mh, diciamo funzionale del, del territorio, possono anche fornire del, degli elementi eh, di indirizzo per la programmazione di Politiche. Grazie eh, a tutti. Benissimo, allora, grazie Francesca, grazie per essere stata, diciamo, dei tempi. diciamo, Hai sgarato solo di un minuto, quindi va benissimo. E adesso abbiamo grande piacere eh, di eh, appunto cedere la parola a Giron Danneu che eh, il primo dei nostri presidenti oggi qui presenti oggi abbiamo l'onore di avere due presidenti abbiamo infatti Girolamo Danneo che è presidente dell'Unione Statistica dei Comuni Italiani e poi in seguito avremo anche il professor Strozza che se non erro, ricordo male è anche presidente della SIEZ. comunque per tornare a Girolamo lui ci farà ci mostrerà un'applicazione veramente interessante di come possiamo spingere l'analisi da licenzuario fino al livello di veramente di dettaglio eh, attraverso appunto un esempio eh, basato su, uh, sul capitale umano, fondamentalmente, cioè sul titolo di, di studio della popolazione a un livello territoriale molto capillare. Prego, sì. Girolamo. <coughs> Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Eh, L'idea di, eh, di questo piccolo esercizio eh, mi è venuta eh, osservando i dati pubblicati da Eurostat. In particolare, in questa tavola e in questa cartografia vedete rappresentato eh, il tasso di istruzione terziaria nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni nei paesi dell'Unione Europea, ovvero il rapporto tra la popolazione di 25-34 anni con un titolo di studio terziario e il totale della popolazione della stessa fascia di età. Come potete vedere sia dalla cartografia che dalla tabella, eh, l'Italia è messa molto male, cioè occupiamo il penultimo posto, eh, siamo seguiti soltanto dalla Romania, abbiamo un tasso di istruzione terziaria pari al 28,3% contro una media dell'Unione Europea del 41,4% e contro valori per esempio della Francia del 50,3%, della Spagna del 48,5%. Partendo da questi dati secondo me molto preoccupanti, ho voluto approfondire il tema utilizzando i risultati del censimento permanente della popolazione per vedere come si distribuisce l'istruzione terziaria nel territorio. Un piccolo problema è costituito dal fatto che i risultati diffusi eh, dall'Istat per il censimento permanente della popolazione non eh, ricomprendono la stessa fascia di età. La fascia di età più vicina è quella tra i 25 e i 49 anni. In questa fascia di età il tasso di istruzione terziaria in Italia è pari al 27%, quindi siamo molto vicini al 28,3% della fascia 25-34 anni. Sono 15 anni in più e eh, possiamo definirli come i giovani adulti. Eh, io non faccio più parte di questa classe, quindi non sono più un giovane adulto. Eh, allora, eh, come si distribuisce nel territorio? Abbiamo detto che eh, qui in queste tre: cartografie, possiamo vedere il tasso di istruzione terziaria tra i 25 e i 49 anni rispettivamente nelle 5 ripartizioni italiane, nelle 20 regioni in realtà sono le 19 regioni più le due province autonome e nelle province italiane. Possiamo vedere subito come eh, all'approfondire il livello di dettaglio territoriale emerga con forza eh, una eterogeneità nel territorio. Partendo dalla cartina di sinistra vediamo come la differenza tra il valore massimo e il valore minimo è di 8 punti percentuali. Si va da un massimo del 30,1% nelle regioni del centro, una volta tanto non sono le regioni del nord ad avere i valori più alti, eh, a un valore minimo delle isole 22,1%, quindi esattamente 8 punti percentuali di range. Scendendo al livello delle regioni, il range aumenta e diventa di 10,3 punti percentuali. Il valore più alto è della, Lombar è della regione Lazio, scusate, con il 32%, il valore più basso è della Sicilia, con il 21,7%. Scendendo ulteriormente di livello e arriviamo al livello provinciale, vedete che il range aumenta. Si raddoppia, cioè sono 20,3 i punti percentuali eh, tra il valore massimo che è quello della provincia di Milano con il 37,7% e il valore minimo che è quello della, eh, della eh, provincia del sud Sardegna con il 17,4%. Andiamo avanti e facciamo un focus direttamente sulle province. Per ragioni di tempo non vediamo le regioni e le ripartizioni, ma il livello più interessante dove emergono maggiormente le differenze è quello appunto provinciale. Possiamo vedere come abbiamo detto: appunto, Milano sia la provincia con il tasso di istruzione terziaria più elevato. Eh, seguita dalla provincia di Bologna che è un valore molto vicino 36,7% e poi la provincia di Trieste e la provincia di Roma mentre le province con il tasso di istruzione più basso sono oltre a Sud Sardegna col 17,4% anche la provincia di Barletta Andrea Trani col 19,8% la provincia di Ragusa la provincia di Prato. Notiamo subito che, eh, così come per le regioni, anche per le province, non c'è una provincia che abbia un valore superiore al 40%, sono tutti valori al di sotto del 40%. E, eh, possiamo anche notare alcuni aspetti particolari, mi alzo per indicarveli meglio. Eh, potete vedere... Eh, la provincia di Firenze con un tasso del 31,4%, ma subito accanto vediamo la provincia di Prato con un valore invece molto basso, del 20,3%, è la quarta provincia col valore più basso. Oppure vediamo come eh, la provincia di Bologna abbia un valore particolarmente elevato e particolarmente più elevato rispetto alle altre province dell'Emilia-Romagna, così come. La provincia di Milano rispetto alle altre province della Lombardia. Notiamo anche l'anomalia della eh, provincia di Cagliari, della città metropolitana di Cagliari rispetto al sud Sardegna. Abbiamo il valore più basso in sud Sardegna, mentre eh, la città metropolitana di Cagliari ha un valore del 29,1%, quindi 12 punti percentuali in più. Vediamo anche come in Sicilia tutte le province sono al di sotto della eh, media nazionale. Eh, una eh, specifica che avrei dovuto fare prima, ve la dico adesso. Eh, ho utilizzato i colori eh, facendo centro la media nazionale, quindi tutte le sfumature del rosso sono al di sotto della media nazionale, tutte le sfumature dell'azzurro sono al di sopra della media nazionale, che come abbiamo detto è il 27%. Quindi vediamo come in, nel sud eh, e nelle isole, tranne la provincia di Cagliari, la città metropolitana di Cagliari, tutte le altre province sono al di sotto della media nazionale. Vediamo pure come nelle, regioni, nelle province del centro e soprattutto nella costa adriatica delle province del centro, quasi tutte le province hanno invece valori sopra la media. Ma andiamo ulteriormente avanti, scendiamo dal livello delle province al livello dei comuni. Per ragioni di tempo mi limito soltanto ai comuni, capoluogo di regione e delle due province autonome, quindi sono in tutto 21 i comuni che prendono esame. E Partiamo da questa prima eh, slide dove sono rappresentate due città molto facilmente riconoscibili. A sinistra abbiamo Bologna eh, con le due torri, a destra abbiamo eh, la città di Napoli con il Golfo di Napoli e il Vesuvio sullo sfondo, perché queste due città, perché tra le 21 città che ho preso in esame sono rispettivamente la città con il tasso di istruzione terziaria più alto, il 48,3% Bologna, e il tasso di istruzione terziaria più basso eh, 23,3% a Napoli, cioè meno della metà. Detto in altre parole, anzi, detto con altri numeri a Bologna, che è una città di 388.000 abitanti, le persone tra i 25 e i 49 anni che hanno un titolo di studio terziario sono 64.000. A Napoli, una città di 921.000 abitanti, quindi due volte e mezzo Bologna, le persone sono 67.000, cioè quasi lo stesso numero di Bologna. Più in generale, vediamo qual è la situazione dei 21 comuni che ho preso in considerazione. Vediamo che eh, appunto, Bologna è la città con il tasso più elevato, eh, seguita a ruota da Milano, con il 48%, e poi Trento, Cagliari e via via le altre. Vediamo che ci sono sei comuni capoluogo di regione che hanno un tasso superiore al 40%, eh, che Invece i comuni con il tasso più basso sono oltre a Napoli Palermo, col 24,7. Tra l'altro Palermo e Napoli sono le uniche due città tra queste 21 ad avere un tasso di istruzione terziaria inferiore alla media nazionale. Tutti gli altri capoluoghi hanno invece un tasso superiore alla media nazionale. Piccolo focus sulle prime due e le ultime due città, Bologna, Milano, Palermo e Napoli. Eh, come si comportano rispetto alle rispettive province? Vediamo qui la eh, provincia di Bologna, provincia di Milano, provincia di Palermo, provincia di Napoli. Quello che secondo me salta subito all'occhio è che Bologna e Milano fungono da polo di attrazione per le persone con istruzione terziaria. Guardate questa macchia azzurra al centro delle due province. Eh, mentre la stessa cosa non succede né a Palermo né a Napoli eh, sia in provincia di Palermo che in provincia di Napoli sono altri i comuni con un alto tasso, col più alto tasso di istruzione terziaria qui vediamo rappresentata appunto eh, nello specifico la provincia di Palermo, vediamo che eh, un tasso di istruzione terziaria è più alto, scusate ho premuto il tasso sbagliato eh, se può rimandare la Devo premere il... Ok, grazie. I comuni con un tasso di istruzione eh, più elevato rispetto al comune di Palermo sono ben 8. E vedete che soltanto eh, 5 sono i comuni con un tasso di istruzione superiore alla media nazionale in tutta la provincia di Palermo, mentre tutti gli altri hanno un tasso di istruzione terziaria più basso della media nazionale. L'ultimo focus che vi propongo è relativo al comune di Palermo, per vedere cosa succede a livello subcomunale. Eh, a Palermo, come vediamo, il tasso di istruzione terziaria è del 24,7%, ma se approfondiamo eh, l'analisi a livello subcomunale, utilizzando la ripartizione in 55 unità di primo livello, vediamo come emerge una forte eterogeneità. Vediamo che eh, si va da un valore massimo di 59,1% nella unità di primo livello Notarbartolo Giardini Inglese a un valore minimo di eh, 3,7% appena nella eh, unità di primo livello San Filippo Neri, meglio noto come Zen, penso che sia una delle zone più eh, purtroppo famose della città di Palermo perché è una delle zone più problematiche dal punto di vista economico, sociale, demografico, eccetera. Quindi il range tra la prima e l'ultima unità di primo livello è di ben 55,5 punti percentuali. Vediamo che soltanto 9 sono le unità di primo livello che hanno un tasso superiore al 40%, ma tra queste ce ne sono alcune che hanno un tasso molto molto elevato, addirittura sfioriamo il 60% in alcuni casi. E vediamo anche che ci, siano, che ci sono 26 unità di primo livello che invece hanno un tasso inferiore al 20%, cioè un tasso di istruzione terziaria molto, molto basso. Vediamo dalla cartografia come eh, le aree con il tasso più basso sono soprattutto le aree periferiche e appunto San Filippo Neri, che è una unità di primo livello che è sempre agli ultimi posti in tutti gli indicatori che prendiamo in esame. Eh, di carattere economico, di carattere demografico, di carattere sociale. Eh, mentre eh, le aree con un tasso di istruzione eh, particolarmente elevato sono, eh, per chi conosce Palermo, concentrate nei quartieri Politeama e Libertà. Vado alle conclusioni che potete eh, vedere qui. Eh. Ho utilizzato la metafora del, degli obiettivi di una macchina fotografica. Siamo partiti da un grandangolo per vedere qual è la situazione a livello del, dei paesi dell'Unione Europea e poi cambiando man mano obiettivo e mettendo prima un 35, poi un 70, poi un 140 mm fino ad arrivare al 300 mm, siamo arrivati a vedere come cambia e come emerge l'eterogeneità nel territorio eh, man mano che si passa da un'analisi per ripartizione geografica, per regione, per provincia, per comune o addirittura a livello subcomunale. A queste conclusioni che sono scritte qui vorrei aggiungere alcune considerazioni, cioè sulla importanza del dato eh, territoriale, del dato eh, ad elevata granularità territoriale per effettuare analisi di carattere demografico, sociale ed economico. Importanza che tra l'altro è confermata anche dal progetto sperimentale dell'Istat sul disagio socio-economico delle famiglie nelle aree subcomunali, eh, progetto al quale molti comuni partecipano e danno il loro apporto e, e dal quale ci aspettiamo interessantissimi risultati. E l'importanza anche eh, dei dati elementari che l'Istat a partire dallo scorso marzo, se non ricordo male, ha fornito ai comuni perché è solo grazie a questi che ho potuto calcolare questo indice per una determinata fascia di età 25-49 anni anche a livello subcomunale perché i dati per sezione di censimento danno invece il dato riferito al totale della popolazione di 9 anni e più quindi avere informazioni di elevato dettaglio consente di poter effettuare elaborazioni di elevato dettaglio le informazioni di elevato dettaglio che post dovrebbero servire ieri si è citata la famosissima frase di Einaudi conoscere per deliberare, dovrebbero servire ai nostri governanti per poter prendere decisioni consapevoli a diversi livelli di governo. Governo nazionale, parliamo delle regioni, delle ripartizioni, governo regionale, governo provinciale e giunte comunali per amministrare il proprio territorio. Grazie. Bene, allora eh, ringrazio eh, Girolamo Danneo per questa veramente eh, illuminante eh, rappresentazione, di questo illuminante esempio de della potenza di fuoco, diciamo così, che oggi siamo in grado di mettere a disposizione dell'utenza. Continuando eh, di questo passo, allora, siamo finalmente pervenuti al professor Strozza dell'Università di Sud-Napoli, Federico II. Che eh, in, diciamo, in collaborazione con due colleghi, Elena De Filippo e Federico Benassi, eh, ci parla appunto dell'origine, caratteristiche e modelli insediativi degli stranieri nei territori del Comune di Napoli. Prego. Grazie, grazie per l'invito e eh, buon pomeriggio a tutti e tutti i presenti e i partecipanti a questa sessione e a questo evento importante quale è la Conferenza Nazionale di Statistica. E sì, in realtà io vi propongo, come tra l'altro mi è stato richiesto, di mostrare un esempio di utilizzazione dei dati del censimento, del censimento permanente, e facciamo riferimento proprio ai dati che si riferiscono, se volete, al 31 dicembre del 2021 o al 1 gennaio 2022, che è la stessa cosa, insomma, comunque censimento 21, per capirci, quello che poi no, ha circolazione su scala. Europea con l'ipercubi e tutto il resto. L'obiettivo di questa presentazione, come potete guardare, io sto leggendo, e eh, del lavoro tra l'altro, che abbiamo realizzato eh, nel Comune di Napoli all'interno di un progetto di ricercazione. Eh, è proporre un confronto sulle informazioni disponibili, quindi incidenza, caratteristiche e condizioni. Vedremo solo la condizione lavorativa della popolazione straniera residente dove nel comune ma nelle 10 municipalità, così come nei 30 quartieri del comune di Napoli, quindi riferimenti amministrativi, a partire dai dati del censimento, come dicevo prima, che sono eh, disponibili eh, già da qualche tempo, eh, con un dettaglio territoriale molto forte, molto spinto, che sono le sezioni di censimento, ma ovviamente erano riferite all'ultimo censi censimento decennale, quello del 2011. Uh, L'analisi descrittiva che vi verrà proposta si conclude con un piccolo approfondimento che tutto sommato è veramente un esercizio applicando una strategia di analisi classica, uh, nulla di nuovo e di straordinario, ma con lo scopo di uh, come dire, rileggere il territorio a partire dai uh, 30 quartieri e individuare delle aggregazioni e verificare in qualche modo se tornano. Se si sovrappongono alle municipalità o meno, cioè l'idea è ma a livello subcomunale intervenire lo si può fare ragionando sulle 10 municipalità o viceversa? Bisogna tener conto delle specificità e quanto cambia il contesto comunale con riferimento a incidenza e caratteristiche della presenza straniera? Questo è il territorio, i 30 quartieri poi ricondotti alle 10 eh, municipalità che vi ricordo furono costruite ormai diversi anni fa con la logica che c'era un milione di residenti, c'erano all'epoca a Napoli e più o meno ciascuna di queste rappresentava, ciascuna municipalità raccoglieva all'incirca 100.000 abitanti. Okay? Eh, quelle centrali del comune storico sono la 1, la 2, la 3 e la 4 che sono come vedete al centro e uh, si aggiunge la 5 che è la zona collinare di Vomero e Arenella. Tutto il resto è la periferia che molti decenni fa erano addirittura altri comuni. Eh? Allora, quindi questa è un po' la realtà da cui partiamo. Qual è stata l'evoluzione della presenza straniera a Napoli, letta in termini di residenza, stranieri quindi iscritti, uh, insomma, stabilmente presenti sul territorio in quanto residenti? erano meno di 9.000, meno dell'1% della popolazione all'inizio di questo millennio e uh, alla data più recente sono 54.000, sei volte l'ammontare uh, di 20 e più anni prima, e continuano però più o meno a rappresentare l'1% degli uh, stranieri residenti in Italia, qualcosina in più rispetto al passato, il 22% degli stranieri che vivono in Campania, residenti ovviamente, e meno del 45% di quelli che sono nella provincia di Napoli. Quindi sì, c'è stata una forte crescita, ma perché è cresciuta la popolazione straniera, come sappiamo, in tutte le realtà italiane, ma Napoli come peso ha conservato più o meno quello del passato. Ok, 921.000 si è detto già poco fa eh, residenti a Napoli, gli stranieri siamo a inizio 2022, sono eh, poco più di 50. 3.000 e rappresentano meno del 6% della popolazione. Sono concentrati nel centro storico. Guardate io per ragioni di spazio e anche per un po' di incompetenza che vi segnalo, cioè non è che riesco a identificare per bene tutti i quartieri insomma, no? nel dettaglio, lo vedete voi direttamente dalla cartografia, insomma dove il fenomeno è più intenso e qui però appare evidente no? come eh, la presenza straniera è concentrata nel centro storico, nei primi quattro municipi, okay, che raccolgono insieme il 77% di tutti i residenti uh, a Napoli. E in particolare nel secondo e nel quarto municipio rappresentano una quota dei residenti che supera significativamente il 10%, che è un po' una soglia simbolica, ma che è anche più o meno uh, diciamo il valore medio dell'impatto uh, degli stranieri sulla popolazione residente nell'Italia centro-settentrionale. Mm? ok? Ecco quindi questo è un po' il quadro. Uh, il uh, quinto municipio insomma, ha uh, già uh, valori uh, sensibilmente più contenuti e vedete che comunque l'impatto degli stranieri in tutti gli altri municipi insomma, difficilmente supera il 3%. Quindi proprio una situazione articolata. Se guardiamo la composizione di genere e tra l'altro è il caso di concentrare l'attenzione sui primi quattro municipi, perché insomma il resto è un po' un residuo, e eh, notiamo che eh, appunto solo nel primo municipio c'è una quota di donne che è prevalente, che è sensibilmente prevalente, il 60%, è evidente tra l'altro che la composizione di genere è fortemente legata al tipo di presenza sul territorio, le origini, le nazionalità di provenienza e allo stesso tempo le nazionalità più presenti, sono legate anche alle opportunità di lavoro, al modello migratorio, le possibilità di insediamento, di insediamento familiare, insomma ci sono diversi elementi che entrano in gioco e che sono tutti celati, se volete, all'interno di questa informazione strutturale tutto sommato banale. Comunque nel primo le donne sono il 60%, nel secondo terzo e quarto sono minoritarie, nel quarto addirittura siamo al 40%. Se andate al di fuori di quest'area in cui la componente Uh, straniera è importante e noterete come uh, la quota di donne è sempre prevalente in alcuni casi, come nel quinto municipio. Uh, e non a caso nella quinta municipalità siamo nella zona in di Napoli, no? siamo al Vomero e a Renella, insomma la zona collinare, e le donne uh, che lavorano in particolare nelle attività di servizio domestico, insomma, le famiglie napoletane o anche di cura, ma soprattutto servizio domestico e c'è cioè una presenza storica addirittura, sono nettamente eh, prevalenti. Allora, insomma, questa è una delle dimensioni, un altro aspetto è vedere la composizione per età e anche qui notate che nel terzo municipio abbiamo più o meno... Una quota importante di giovanissimi, no? il 16%, contro il primo, dove siamo al 9%. Ancora nella quinta municipalità, dove sono soprattutto donne, l'età risulta particolarmente elevata e i ragazzi non ci sono. Insomma, vedete che se prendiamo i minori di 15 anni, i due estremi, e le persone di 65 anni e più, potete vedere che queste due cartografie sono speculari sostanzialmente, e quindi leggiamo uh, due uh, situazioni. Uh, Ben differenziate. Ma andiamo oltre, l'altra informazione, parlavo di condizioni, è l'elemento che può essere utilizzato, l'informazione che può essere utilizzata fa riferimento al fenomeno dell'occupazione no? e i tassi quindi eh, di occupazione. Che a livello comunale, eh, per il totale degli stranieri, il tasso di occupazione degli stranieri è eh, del 52,4%, valore che eh, tra i maschi diventa quasi il 64 dalle donne, il 40 con una differenza di più di 20 punti percentuali. In ogni caso gli stranieri hanno tassi di occupazione più alti rispetto agli italiani e la differenza è sia per gli uomini che per le donne intorno ai 6 punti percentuali. Vedete anche qui eh, se andiamo su scala territoriale e io al momento mi soffermo solo sul totale, vedete come proprio nei quartieri Ah, scusate nelle municipalità in cui uh, l'incidenza la numerosità e l'incidenza degli stranieri è maggiore abbiamo anche tassi di occupazione più alti rispetto a invece i quartieri circostanti questo è il primo elemento ma ci sono delle differenze evidenti uh, tra uh, uomini e donne con nel caso delle donne insomma tassi di occupazione più elevati in, in uh, contesti ben precisi in cui la presenza soprattutto per le attività di servizio è particolarmente forte nel caso degli uomini invece anche in alcune zone periferiche in cui vi ricordo però la presenza è più contenuta e impatta meno insomma troviamo livelli più alti oltre che nel uh, centro storico sono andato troppo oltre la composizione. Allora, qui va detto che il dato disponibile riguarda solo le prime dieci nazionalità a livello comunale, quindi quando si scende al dettaglio territoriale potrebbe capitare che la più importante non è tra le prime cinque e quindi non abbiamo a disposizione l'informazione. Eh? Quindi questo che andiamo a leggere adesso è in parte condizionato, inficiato da questo elemento. Ucraini. Uh, scusate, sri-lanchesi, comunicata storica a Napoli, so, uh, sono al primo posto. Sri-Lankesi, poi Ucraini e Cinesi sono le prime tre nazionalità, guardate quanto è dominante la componente del, uh, dello Sri Lanka e uh, come sia prevalente nelle prime tre municipalità. Nella quarta, che siamo nel centro storico, ma siamo insomma, più nel versante diciamo, orientale della città i cinesi e in tutte le altre dominano, uh, hanno un peso maggiore rispetto alle altre nazionalità, gli ucraini. Il cartogramma fa riferimento alla quota assorbita dalle prime tre nazionalità no? e quindi in qualche modo ci dice più alta è questa quota quanto è omogenea no? uh, questa uh, presenza sul territorio. Ma uh, sono andato troppo avanti. Ma forse era un segnale che dovevo andare avanti, che devo correre un attimo. Questi dati ci consentono anche di studiare la localizzazione geografica. I valori in rosso ci dicono dove c'è una sovrarrappresentazione dei gruppi e vedete che ci sono gruppi fortemente concentrati in poche aree eh, e eh, in alcuni casi, per esempio quelle dell'Est, ucraini e romeni in particolare, c'è una diffusione maggiore sul territorio e anche nelle zone periferiche. Insomma, ci sono modelli insediativi molto diversi, ma questa è solo una parentesi aperta e chiusa. E in realtà la seconda fase di questa presentazione eh, si basa sull'utilizzazione di 17 indicatori. Non sto qui a elencarveli perché a tre minuti dal termine credo che sia difficile dedicare tanto tempo a questa parte. Eh, gli indicatori riguardano l'incidenza, la struttura. Eh, la composizione sono indicate le quote delle prime sei nazionalità e ovviamente la condizione uh, occupazionale vedete la correlazione tra uh, questi 17 indicatori sono evidenziati i valori particolarmente elevati ma uh, ecco quello che va segnalato questa analisi è fatta per quartieri per i 30 quartieri e una strategia classica di analisi fattoriale in componenti principali, i primi quattro fattori rappresentano l'84% della variabilità e uh, poi cluster analysis, uh, un'analisi uh, gerarchica aggregativa, siamo arrivati a, a definire cinque gruppi che tra un attimo andiamo a vedere. Io mi fermo proprio un istante per dire guardate voi il significato dei primi quattro fattori. Eh, posso dirvi che il primo sostanzialmente indica l'incidenza degli stranieri e l'elevata partecipazione lavorativa dei maschi, la seconda invecchiamento e femminilizzazione del quartiere in termini di immigrazione, il terzo ci parla del grado di omogeneità delle origini e l'ultimo della partecipazione lavorativa femminile. Aggiungo i fattori sono connotati. Etnicamente, cioè nel senso di nazionalità eh, prevalente. Bene detto questo, questi sono un po' i risultati. Allora, non c'è tempo per entrare nella della descrizione dei cinque gruppi. C'è modo solo di dire guardate come questa non è una, class, eh, una cluster analysis che tiene conto della vicinanza geografica, non ne tiene conto, ma di fatto. Sono venuti fuori dei cluster che rappresentano uno la periferia, guardate, va tutta insieme la periferia, è una corona, no? E poi ci sono delle aree orientale, occidentale o il centro storico. Qui stiamo per esempio vedendo. Il primo gruppo che si muove sul centro storico. In qualche caso non c'è vicinanza, ma è veramente raro. Questo risultato ci dice che c'è no? un modo di leggere il fenomeno che probabilmente è differente dall'articolazione che eh, è quella per esempio delle municipalità. Ecco, qui c'è l'evidenza, ve le scorro perché così vedete i gruppi un attimino com uh, come funzionano e vado rapidamente alle conclusioni, ma le ho già fatte. Le indicazioni che è possibile ricavare, leggo così non prendo altro tempo, da questa uh, utilizzazione dei dati censuari su scala subcomale sono legate all'articolazione geografica della presenza straniera e all'opportunità di ridefinire le politiche sociali in una trama territoriale che potrebbe almeno in parte essere diversa dall'articolazione della città nelle sue dieci municipalità allo scopo di cogliere con maggiore precisione la necessità e per ottimizzare l'azione di governo del territorio potrebbe risultare quindi opportuno definire azioni e misure specifiche tarate su un dettaglio spaziale diverso da quello definito a livello amministrativo a partire dal eh, più fine reticolo che abbiamo qui utilizzato dei quartieri cittadini grazie il tempo era già finito <ride> Bene, eh, grazie veramente eh, Salvatore per questa bellissima presentazione, eh, un ulteriore esempio della potenza dei nostri numeri e di come possono essere veramente sfruttati. Adesso fin qui, diciamo, tra virgolette, vi abbiamo sorpreso, almeno ci abbiamo provato a sorprendervi con effetti speciali. No? Adesso invece andiamo a un tema, diciamo, mh, magari meno effervescente, ma comunque mh, strategico direi in questo momento, in questa particolare fase storica, eh, di cui ci parlerà appunto il direttore Savero Gazzelloni, eh, la revisione anagrafica alla, alla luce dell'introduzione delle recenti disposizioni di legge, contributo che diciamo viene stato realizzato insieme a Giovanna Bellitti. Grazie. Come diceva appunto Marsili, il mio non sarà un intervento di analisi dei dati. Sarà un intervento di eh, dovuta informazione perché insomma la cosa è mh, a nostro avviso molto importante, quindi è bene condividerla anche nell'ambito della Conferenza Nazionale di Statistica e si inquadra appunto eh, in un contesto in cui, come è stato ricordato in apertura, il censimento permanente ha cominciato diciamo, ad andare a regime, stiamo alla quinta edizione, la sesta in fase di validazione, la settima in fase di progettazione con importanti novità, importanti miglioramenti e soprattutto con la progressiva e intensa attività di sfruttamento dei dati messi a disposizione che si è andata a concretizzare in prodotti, analisi, come avete visto, sempre più dettagliati, sempre più importanti e anche, diciamo, con un peso eh, strategico politico non trascurabile. Ricordo che l'Istat ha pubblicato di recente l'indice di fragilità comunale ehm, la cui componente sociodemografica, lavorativa, occupazionale è interamente costruita sui dati censuari. A partire da questa esperienza si sta lavorando, come è stato ricordato prima, a un indice di disagio socio-economico delle famiglie che si eh, promette di essere veramente molto, molto interessante. Abbiamo già delle prime evidenze su cui stiamo lavorando in collaborazione con i comuni e la cosa promette veramente risultati importanti abbiamo contribuito con i dati censuari eh, ai lavori della commissione parlamentare sulle periferie e con gli stessi dati stiamo eh, andando a contribuire all'osservatorio permanente del Ministero dell'Interno sulle periferie, quindi come vedete, insomma, in qualche modo le informazioni contenute e sfruttabili a censimento permanente, tra l'altro eh, rinnovabili di anno in anno, che non è aspetto secondario, cominciano ad avere il loro utilizzo, il loro giusto utilizzo nel contesto nazionale. Alla base di tutto ciò, e qui vado un po' progressivamente verso la natura del mio intervento, c'è lo zoccolo duro del censimento, cioè il conteggio di popolazione. Il conteggio di popolazione è eh, l'elemento che ci dà garanzia e qualità per poi fare tutte queste analisi e come eh, penso sappiate è l'elemento fondamentale del censimento che impatta sulla vita sociale e economica eh, del paese perché sulla base del conteggio i comuni, il territorio, le regioni praticamente possono articolare le proprie politiche perché il conteggio in qualche modo è la base giuridica, è la base giuridica di numerosissime attività appunto, organizzative, istituzionali, normative, no? andiamo dal, dal riparto del Fondo Sanitario Nazionale alle licenze commerciali, a determinare praticamente gran parte della vita dei comuni, dallo stipendio del sindaco ai sistemi elettorali, al numero di consiglieri, eccetera, eccetera. E quindi c'è cioè, alla base di tutte le analisi statistiche interessanti che si possono fare, c'è cioè il conteggio, così come il conteggio c'è cioè, alla base dell'impatto giuridico. Del, del censimento. È per questo che questo intervento, ma più che questo intervento, tutta l'attività che abbiamo svolto negli ultimi tre anni è stata un'attività fatta eh, dalla direzione del censimento e dalla direzione degli affari legali, perché appunto cioè, quello di cui vi sto per parlare è un aspetto del censimento che ha natura proprio giuridica, cioè è l'effetto giuridico del dato, l'impatto giuridico del dato sulla realtà, che non è assolutamente secondario. <coughs> Cosa è successo? È successo in breve, vi posso raccontare, eh, penso che alcuni di voi già lo sappiano, che ehm, la ultra decennale tradizione del censimento tradizionale, che era appunto caratterizzata dalle operazioni di censimento che determinavano un conteggio e poi questo conteggio veniva rivisto dai comuni nella fase post censuaria di revisione anagrafica, è stato messo in crisi, cioè praticamente annullato, da un decreto che è uscito nel 2018, un anno successivo alla legge censuaria del 2017, che praticamente imponeva all'Istat di ridare i dati ai comuni solamente in forma aggregata. Assolutamente in forma aggregata vuol dire che i comuni senza mezzi, termici, senza mezzi termini scusate, eh, non ci facevano nulla ai fini della revisione, perché comunicare a un comune che ha 50 persone in più o 150 in meno e dirgli vedi un po' tu, potete capire cioè, da un punto di vista pratico-organizzativo quanto l'impatto possa essere nullo se non irritante. Okay. E su questa difficile situazione normativa, devo dire, abbiamo lavorato molto come istituto, in particolare appunto anche col contributo della direzione giuridica, per rimettere in campo appunto un provvedimento che facesse un po' diciamo, eh, chiarezza in questo, in questo senso. Perché chiarezza? Perché con l'intervento del 2018 si era determinata di fatto una contraddizione normativa. Noi avevamo dal lato del regolamento anagrafico una chiara indicazione di dover utilizzare il censimento per rivedere le anagrafi dal punto di vista qualitativo e quantitativo, il famoso articolo 46 del regolamento, e dall'altro avevamo invece un decreto legislativo che ci diceva che questa cosa non si poteva fare. Quindi siamo stati per tre anni, anche un po' di più, in una situazione di ambiguità e di contraddizione normativa. Questa cosa ovviamente non ha facilitato la vita dei comuni, ma neanche dell'Istat, cioè l'Istat non aveva nessun interesse a... Pubblicare un dato che in qualche modo dovesse essere inteso come assoluto da parte dei comuni, perché voi provate a immaginare che cosa succede dalla parte dei comuni quando tu a un comune gli togli o gli aggiungi 3, 4, 5 unità. Abbiamo avuto anche un caso di una unità che praticamente gli fa cambiare soglia demografica e gli cambia che ne so, un flusso di finanziamento piuttosto che un sistema elettorale, insomma, è una cosa abbastanza. Non dico antipatica, ma veramente assurda dal punto di vista dell'organizzazione della vita di un paese, insomma. Quindi questa cosa doveva essere in qualche modo sanata. Ci siamo riusciti, ci siamo riusciti, come citava Marsili all'inizio, il 29 gennaio del 24 è stato eh, emesso il decreto legislativo numero 7 che al suo articolo 2 ha modificato la legge di bilancio 205 del 17, che nell'articolo 1, nei, nei commi 227 e 337, praticamente definiva quella che era la legge censuale. Questa modifica ha, avrà, ci stiamo già lavorando, una, un fortissimo impatto sulla vita dell'istituto. Perché? Rimette in campo delle attività che si erano fermate, non solo si erano fermate in questi anni, ma praticamente erano fermi dal censimento precedente. Quindi, insomma, non eravamo più abituati a parlare in senso operativo di una revisione anagrafica da un bel po' d'anni, ecco, per dirla proprio diretta. Che cosa ha introdotto questo, questo nuovo decreto? Poche cose, ma importanti. Innanzitutto c'è un passaggio che dichiara. E questo è un fattore che modif cioè deve modificare anche una certa abitudine mentale, perché poi il censimento tradizionale non è che si cancella in pochi anni, cioè la gente è abituata a pensarlo in un certo modo. C'è un passaggio che dice che qualsiasi rinvio normativo ai dati sulla popolazione è da intendersi come riferito ai dati risultanti dal censimento permanente. Sembra un po' la scoperta dell'acqua calda. Non è così perché. Nell'abitudine mentale, ma soprattutto giuridica del Paese, alcuni dati avevano un valore legale, altri no. Ed è per questo che tutti noi siamo ancora ogni tanto pensati e tentati di pensare al risultato dell'accensimento dell della popolazione in termini di popolazione legale. Allora, ci dobbiamo mettere l'anima in pace e pensare che la popolazione legale non esiste più. Quindi la popolazione legale è un residuo, un ricordo del passato, ma col decreto 7 del gennaio 2024 si dice chiaramente che la popolazione ufficiale che ha natura regolamentaria, regolamentaria su tutte le norme che fanno riferimento a dati di popolazione è quella annualmente pubblicata sul sito dell'Istat. Quindi c'è un cambio proprio paradigmatico che può sembrare diciamo, poco utile ai fini delle analisi scientifiche, accademiche e via dicendo, ma dal punto di vista normativo-regolamentare è fondamentale. Quindi non esiste più la popolazione legale, esiste la popolazione annuale, perché poi tra l'altro il Paese ha investito parecchi soldi sull'Istat per fare il censimento permanente, per cui c'è... Cioè, l'impatto giuridico del dato di popolazione è quello annualmente pubblicato sul sito dell'Istat. Okay? C'è un'eccezione un perché era importante, voi mh, penso mh, facilmente immaginate quanto è stato il lavoro dietro a questa modifica normativa e da parte del Ministero dell'Interno è stata posta diciamo, l'esigenza di considerare un'eccezione, che è quella legata alle tempistiche di rinnovo. Dei collegi elettorali. Per cui solamente per i collegi elettorali è stato previsto un DPR di popolazione che eh, sarà pubblicato con cadenza quinquennale a partire dal 21, anche per rimanere diciamo, allineati. Alle cadenze tradizionali anche per restare allineati alla cadenza decennale del, dell'Unione Europea, quindi avremmo dopo il DPR relativo alla popolazione del 21, il DPR relativo al 26, il DPR relativo al 31. Questa doppia articolazione ha messo insieme due esigenze, soprattutto definendo il fatto che non esiste un censimento di serie A e un, un censimento di serie B, soprattutto non esistono dati di popolazione annuali di serie A e di serie B. Noi venivamo dalla tradizione in cui nel periodo intercensuario c'era la famosa popolazione calcolata. Adesso la popolazione calcolata non esiste perché ogni anno, praticamente con un processo complesso da un punto di vista metodologico-statistico che abbiamo messo in piedi, la coincidenza dei flussi e dei calcoli delle statistiche demografiche converge sul eh, censimento. Quindi questo è un aspetto molto molto importante. L'aspetto poi decisivo, che è il passaggio più semplice scritto in mezza riga, è che praticamente i dati possono essere trasmessi in forma individuali ai comuni. Questo sta cambiando ovviamente il tipo di attività che l'Istat deve mettere in campo. Su questo quest aspetto ovviamente si gioca un po' il futuro, anche perché mi eh, faccio vedere così, ma non so se si vede. Allora dovremmo definire d'intesa col Ministero dell'Interno le modalità tecniche della revisione anagrafica, dobbiamo rivedere il piano generale del censimento in coerenza con le decisioni che saranno definite nell'intesa, un ITER che è complesso, non, non veloce, e dovremmo in qualche modo, anche per legge, perché con, eh, è inserito nel, nel decreto, rivedere lo stesso regolamento anagrafico alla luce di tutte queste innovazioni stiamo iniziando a lavorare col Ministero, dobbiamo mettere a regime un sistema che grosso modo avrà questa struttura. Questo ve lo faccio vedere non perché dovete vedere le singole celle, ma perché bisogna capire che ehm, ci troviamo in un momento particolarmente importante della vita dell'Istituto, perché non solo abbiamo riattivato il meccanismo della revisione anagrafica, che era fondativo del censimento, ma lo abbiamo fatto in un modo... E in una cornice per cui dovremmo farlo anche ogni anno. Quindi quello che veniva fatto ogni dieci anni e che aveva dei tempi e degli effetti sia organizzativi che statistici importanti, adesso lo dobbiamo fare ogni anno. Quindi dobbiamo in qualche modo ingegnerizzare un meccanismo che renda effettiva, diciamo. L'attività relativa alla revisione anagrafica, effettiva in termini di effetto sul conteggio, che non è secondaria come cosa rispetto a quello che vi ho detto, perché cioè cambiare il conteggio, tenere conto delle indicazioni dei comuni, vuol dire avere effetto anche, diciamo, come impatto giuridico su tutte le cose che discendono dal conteggio. Quindi, noi in qualche modo dovremmo organizzare un'attività di restituzione ai comuni. Eh, precedente la fine dell'anno, quindi quasi in parallelo alle operazioni del censimento successivo, per permettere ai comuni di lavorare tre mesi, mesi all'anno. Okay? adesso qui non scendo nei particolari perché ci vorrebbero tre-quattro ore per parlare di tutto questo e svariate. fare in modo, magari svariate riunioni. <ride> svariate riunioni, appunto, e fare in modo che in qualche modo l'Istat possa tener conto nel conteggio che va a fare. A Quindi questa è una modifica eh, importante del quadro regolamentare che ha un forte impatto giuridico e che eh, sta cambiando la vita dell'istituto e a breve cambierà pure la vita dei comuni. Quindi <ride> mi rivolgo al presidente dell'USCI proprio come eh, invito alla massima collaborazione perché in qualche modo dobbiamo ridisegnare un quadro, anzi scusate, disegnare un quadro completamente nuovo perché in questi termini non c'era. Tenete conto che l'ultima revisione che fu fatta dopo il censimento del 2011 fu considerata veloce perché avevamo il sistema Sirea e durò due anni e mezzo. Adesso stiamo parlando di tre mesi, quindi come facilmente si intuisce dobbiamo scatenare la fantasia, perché insomma per fare una cosa che ha un effetto reale e che eh, metta d'accordo Istat e Comuni dobbiamo appunto ingegnerizzare un, um, un disegno assolutamente nuovo, innovativo, fatto diciamo di nuove idee. Mi permetto di chiudere con una riflessione generale e cioè um, questo è un luogo in cui si è parlato tantissimo di intelligenza artificiale no? e abbiamo detto all'inizio che tutto quello che oggi è stato presentato ha un po' poco a che fare con l'intelligenza artificiale. D'accordo, però sottolineo una cosa. Allora, innanzitutto, anche sentendo parecchi interventi che ci sono stati, io non ho chiaro, non so se voi ce l'avete chiaro, io non ho chiara, no? diciamo una tassonomia dei software, degli applicativi, delle piattaforme per cui si può dire sopra questa linea c'è l'intelligenza artificiale sotto questa linea c'è qualche altra cosa. Cioè, io ho sentito interventi mh, che parlavano appunto di applicativi di 10-15 anni fa che già venivano chiamati intelligenza artificiale, oppure le città intelligenti con i sensori, i sensori delle automobili, oppure altre iniziative. Cioè, è diventato un po' un termine, un po' passe partout, no? per cui cioè, non è chiarissimo che cos'è intelligenza artificiale. Tutti abbiamo chiaro che quella generativa è cominciata ad essere a disposizione degli utenti, cioè che si sono messi a fare le domande, tutti noi le abbiamo fatte, le domande su chat GPT o su Gemini o su Bard, eccetera, eccetera, lì siamo sicuri che stiamo parlando di intelligenza artificiale. Io ho la sensazione che appunto molte applicazioni, molti modi di rapportarsi ai dati siano già appunto giustamente anche abbastanza classificabili come diciamo applicativi software avanzati. Quando abbiamo parlato per parecchi anni di tecniche di analisi dei big data, quando adesso parliamo di machine learning, stiamo diciamo nella zona prossima oppure già dentro, poi qualcuno me lo dirà se stiamo già dentro, è prossima come, come zona. Ecco, cioè, ci volevo eh, tornare sopra per sottolineare questo aspetto che mi sembra importante. Alla base del, della produzione del dato più semplice, anche se è il più importante secondo me, del conteggio, in questi termini mi sembra che possiamo dire che l'Istituto già sta utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale perché la determinazione del conteggio ormai è diventata di una complessità tale, Gerardo ha fatto un veloce accenno, ma qui appunto ci vorrebbero altre riunioni, è diventata di una complessità tale per cui effettivamente con l'analisi che abbiamo fatto fino ad oggi, con l'integrazione di più di 50 fonti amministrative integrate con dei modelli statistici provenienti dalle indagini, con l'inizio dell'utilizzo di trattamenti di big data e soprattutto con l'inizio di eh, algoritmi di machine learning che stiamo facendo, per esempio facendo girare eh, per la prima volta anche sui dati dei consumi elettrici, che sono dati, che sono big data, vi assicuro, perché insomma i consumi elettrici ci cioè, vengono forniti con un dettaglio impressionante, alla base del numero singolo di cui stiamo parlando e che appunto fa riferimento a un mutato quadro normativo, ci sono algoritmi, se volete, chiamiamoli di intelligenza artificiale o molto prossimi a quella, a quella dimensione che si comincia a discutere ormai prepotentemente. Grazie. Bene, allora ehm, non posso che essere d'accordo con diciamo, questa conclusione, eh, Anch'io io dal mio punto di vista penso che quando da studente usavo la mia Texas Instruments stavo usando... Un principio di intelligenza artificiale, su questo sono d'accordo. Detto questo, diciamo, la eh, sessione diciamo, si, incluso, si conclude qui. Eh, abbiamo sforato leggermente di tempo, 5-6 minuti penso ci possa stare considerando il fatto che avevamo ben 5 presentazioni, eh, in molte altre sessioni erano soltanto 4 e soprattutto erano diciamo, contributi eh, che sostanziavano, necessitavano un tempo adeguato. Quindi, Purtroppo mi dispiace, mi sarebbe piaciuto diciamo, avere del tempo a disposizione per eventuali domande, questo diciamo, non dipende da me quanto piuttosto dai ritmi serrati della conferenza, quindi non mi resta che ringraziare innanzitutto voi qui presenti ma soprattutto diciamo, i relatori di questa interessantissima situazione.